Bello ragazzi, io sono Ghisius e oggi si riprende con Undertale. L'ultima volta abbiamo sconfitto Metaton e abbiamo scoperto che per poter attraversare la barriera la nostra anima non basta. Ah, lo sto usando qualcuno, ok. Serve anche l'anima di un mostro. E per poter passare la barriera e tornare a casa dovremmo tecnicamente uccidere Asgore. E il che mi lascia un po' triste, insomma. Fino adesso ho seguito i consigli del gioco e il gioco mi ha sempre portato a risparmiare gli altri. Nuova casa. E sbaglio, questa musica era quella che usciva dalla statua. No, ne usciva un'altra dalla statua forse. La via è bloccata da due lucchetti. C'è una nota attaccata. Andi, sono nel giardino. Se vuoi... cosa? Ok, la chiave... sono nella cucina. Audi? È un fiore dorato. Sembra una mese da giardinaggio. What? I carboni sono ancora caldi. È una poltrona da lettura, ma non sembra che la usi qualcuno. Ok, molto tempo fa un umano è caduto nelle rovine. Si è ferito dalla sua caduta e l'umano ha chiamato aiuto. Ma perché non mi hanno attaccato? Hai preso... ok. C'è una storia, quindi. Asriel, il figlio del re, ha sentito l'umano chiedere aiuto e ha portato l'umano al castello. Ok, voglio sentire la storia, Sono dei regali qua. Che letto confortevole. Confortevole. È una famiglia, è una fotografia di famiglia, tutti stanno sorridendo. Ci sono un mucchio di maglietta a strisce qui. È un fiore dorato. Stanza in fase di rinnovo. What? Per molto tempo Asriel e l'umano sono diventati amici. Il re e la regina hanno trattato l'umano come un proprio figlio e l'underground era pieno di speranza. Ma quindi non è stato sempre così? Nonostante tutto, sei sempre tu. È un trofeo? What? Mr. Dead Gun. Ce ne sono t-shirt e una rosa. È un maglione rosa con su scritto Mr. Dead Gun. Mr. Papà ragazzo. C'è un coso di Santa Claus. Ah, è il Nice Day Today. Tutte le pagine dicono Nice Day Today. Cioè, fammi capire, in pratica un umano è caduto qui una volta. Ok. Ok. Dopo un giorno, l'umano è diventato molto malato. L'umano malato aveva solo una richiesta, vedere i fiori del loro villaggio, ma non c'è niente che potessero fare. Infatti, non potevano portare l'umano. Il giorno dopo,
Il giorno dopo l'umano morì. Oddio, ma è tristissimo. Asriel, distrutto dal dolore, subì l'anima dell'umano, si trasformò in un essere con un incredibile potere. Oh mio Dio! Con l'anima dell'umano, Asriel passò la barriera. Portò il corpo umano a Sunset... Alba, forse? Al villaggio dell'umano. Alla luce del sole, forse. Asriel raggiunse il centro del villaggio. Lì trovò un letto di fiori dorati e portò l'umano sopra di questo. È tristissimo! Improvvisamente si sentirono delle grida. I villaggeri videro Asriel tenere il corpo dell'umano e pensarono che lui avesse ucciso il ragazzo. L'umano attaccò Aspetta, gli umani attaccarono con... lo attaccarono con qualsiasi cosa avevano. Avessero. E praticamente fu... secondo dopo secondo fu ferito. E Asriel aveva il potere di distruggerli tutti. Ma... Asriel non li combatté. Portando l'umano, Asriel sorrise e camminò via. Ferito, Asriel tornò a casa. Entrò al castello e collassò. La sua polvere si disperse nel giardino. Oh, il regno cadde nella disperazione. Il re e la regina avevano perso due figli in una notte. Gli umani avevano preso ancora una volta tutto ciò che avevano. Oh mio Dio! Il re decise che era tempo di finire le nostre sofferenze, di porre fine alle nostre sofferenze. Ogni umano che sarebbe caduto doveva morire. Con abbastanza anime possiamo distruggere la barriera per sempre. Saremmo stati in grado di distruggere la barriera per sempre. Non è distante adesso. King Asgore ci lascerà andare, King Asgore ci darà la speranza, King Asgore ci salverà tutti. Dovresti stare sorridendo anche tu? Non è eccitante? Non sei felice? Non mi stanno per ammazzare, dovrei essere felice! Stai per essere libero, stai per liberarti in pratica. Qua c'è... Ah, aspetta, fatemi sentire. Questo è un ascensore. E qua c'è una via. L'ultimo corridoio. Non posso andare avanti. Ehi! Quell'ombra lì è mica... Sense? E? Siamo in una chiesa per caso? Così ce l'hai finalmente fatta. La fine del tuo viaggio è un niente? In pochi istanti incontrerai il re.
insieme determinerete il futuro di questo mondo. Ecco tutto. Adesso sarai giudicato. Sarai giudicato per ogni tua azione. Sarai giudicato per ogni esperienza che tu hai guadagnato. Cos'è un'esperienza? È un acronimo. Cosa sta? È EXP, scusate. Sta per Execution Point. Che punti dell'esecuzione, in pratica. Un modo di quantificare il dolore che tu hai inflitto agli altri. Quando tu uccidi qualcuno, i tuoi EXP salgono. Quando tu hai abbastanza XP, il tuo LOVE aumenta. LOVE. Anche LOVE è un acronimo. Sta per Level of Violence. Livello di violenza. Un modo per misurare la capacità di qualcuno di fare del male. Più uccidi, più è facile più è facile distanziarti da te. Più ti distanzi, più la gente si distacca da te, meno farei del male. E più facilmente tu farei del male agli altri. Vedi che era senso. Ma tu non hai mai guadagnato nessun love, level of violence. Sicuro? Non significa che sei completamente innocente. Ma solo che hai tenuto un po' di tenerezza nel tuo cuore. Non importa. I problemi, le difficoltà che tu hai incontrato. Hai sempre cercato di fare la cosa giusta. Hai rifiutato di far male a chiunque. Anche quando tu stavi scappando, l'hai fatto sorridendo. Non hai mai guadagnato love. Mai guadagnato... Ah, ok, non hai mai guadagnato un livello di violenza. Ma hai guadagnato amore. sembra che abbia senso? Magari no. Adesso incontrerai la tua più grande sfida di tutto il tuo viaggio. Le tue azioni qui determineranno il fato del mondo intero. Se tu rifiuterai di combattere, Asgore prenderà la tua anima e distruggerà l'umanità. Ma se tu ucciderai Asgore e andrai a casa, i mostri rimarranno intrappolati nell'underground. Che cosa farai? Beh, se fossi te... Non ho capito, getterei... Vabbè, getterei la spugna forse adesso. Ma non sei arrivato così lontano arrendendoti, vero? Giusto così. Giusto così. Citazione a un mio amico. È qualcosa chiamata determinazione. Quindi, finché terrai duro, finché farai quello che c'è nel tuo, quello che ti dirà il tuo cuore, io credo che tu sceglierai la cosa giusta. Ok, stiamo tutti contando su di te, ragazzo. Buona fortuna. Oh, Sense, grazie. What? Dove è finito? Questa cosa me la dovete spiegare seriamente. Come fa Sense tutte le volte a andare via? Io non lo so, ha le scorciatoie. Ok, stanza del trono. Salva. E qua c'è qualcos'altro. Ma penso che noi dobbiamo andare alla stanza del trono. Quanto è, tra parentesi? Ho ancora tanto tempo. Quindi tu saresti Asgore, supponendo? Dum di dum. Oh, c'è qualcuno lì? Solo un momento. Ho quasi finito di dar da bere a questi fiori. Di innaffiare questi fiori. Ecco fatto. Howdy. Come posso... Oh. Vorrei così tanto dire ti andrebbe una tazza di tè, ma sai com'è. Sai già com'è.
Sì, qui presumo sia Asgore. Bel giorno oggi, sì, Asgore, è quello che c'è scritto sul suo diario, eh? Gli uccelli stanno cinguettando, i fiori crescono rigogliosi. Un tempo perfetto per un gioco di catch, caccia, di tipo acchiapparello, what? Sai già cosa dobbiamo fare. Quando sei pronto, vieni nella prossima stanza. Ok, non voglio andare ancora nella prossima stanza perché magari di qua c'è uno shop. O forse non c'è uno shop? È una bara. Ci sono dei nomi sopra. Simon? È vuota? Ma non c'è uno shop! Ah, qua c'è un punto di salvataggio. Ok. Quanta tensione. Oh, tenso? No, non è. Solo pensa che sia come una visita dal dentista. No, non è una visita dal dentista? Sei pronto? Se non lo sei, capisco. Non sono pronto neanch'io. Cos'è sta cosa qua? Questa è la barriera. Questa cosa mantiene tutti gli umani intrappolati nel sottosuolo. Tutti i mostri, scusate. Se per caso tu hai delle cose non finite, per favore, fai ciò che devi. Continuo. Vedo. Eccoci qua allora. Pronto? Tre, sei. Sono sei anime, manca la mia che è la settima. Una strana luce riempie la stanza. La luce della notte brilla attraverso la barriera. Sembra che il tuo viaggio sia finalmente finito. Sei riempito di determinazione. Umano, è stato bello incontrarti. Addio. Cosa fai, Asgore? Fermi, 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 ha distrutto pietà! Posso risparmiarlo? Non posso! Ok, Asgore, osserva. Asgore, 80 attacco, 80 difesa! Ma che cazzo! Parla. Hai detto gentilmente Asgore che non vuoi combattere. Le sue mani tremano per un momento. Che cazzo? Hai detto Asgore che non vuoi combatterlo. Scusate, ma veramente. Che cavolo, non può finire proprio ora. Simon, non perdere la tua determinazione. Ok, hai detto fermamente Asgore che non vuoi combattere, dispettere di cosa? Asgore attack. Ok, sono calate sia la difesa che l'attacco. Ma come cazzo so? Allora, ragazzi, so qualcosa di questo boss, non molto. So che però non possiamo risparmiarlo. Se non possiamo risparmiarlo, l'unica altra opzione che abbiamo è combattere. Arancione, arancione. Ok, oddio mio santissimo. Ok. Cos'è sta cosa?
avanti. Questo è semplice. Sì, ma ce la facciamo l'anno prossimo. Porca puttana. Ok, ragazzi, sono tornato, ho preso del cibo, ho preso semplicemente il più vicino, cioè che era il junk food. So che è un po' una merda, però devo farmi far recuperare 17, ed è quello che a me basta, e poi costa poco. Sì, sono a tirchio. Se vedete che sto, che sono un po' sudato, è perché a casa mia ci sono 25 gradi, ok? Io ero a Dublino fino alla settimana scorsa, e ce n'erano 12, dai 12 ai 18, quindi potete capire il mio sto morendo dal caldo. Ok. Ok, prima cosa che dobbiamo fare è parlargli, perché così gli facciamo colore lo tocco. Non riesco a... Ok, olla, olla. Ok, adesso il suo attacco è calato. E fa sti attacchi di merda qua. Ma come... Ho uno. Quindi muoviti, fermo, ok. Adesso possiamo attaccare. Era finito. Ok, il trucco è colpire al centro. Ho schivato. Arancio. Muoviti, continua a muoverti. È diventata blu alla fine. Mi sono preso di un male. Ah, cazzo. Fermo. Ok. No, cosa? Mani di merda. Guardalo. Ho uno. Ok, è diventato più complicato questo. Maledetto. Ok. Arancio, blu. Ah no, porca. Credetemi, sto facendo il più... vaffanculo. Ok, sto cercando di capire i suoi attacchi. Non è così semplice, ok? Non ti scoraggiare, Simon, non perdere la tua determinazione. Ok. Ma ho notato solo io, è la voce di Asgore adesso che la sento meglio, perché prima era una voce così a caso, sapete? Ma adesso sembra una voce... Tuttavia, questo mi fa pensare a una cosa. Io vengo ucciso, ma ho la possibilità di ricominciare, ok? Perché in qualche modo gli riesco a salvare. E questo mi fa pensare, gli altri umani non avevano evidentemente questa abilità, perché sennò si sarebbero salvati pure loro, giusto? Blu, arancio. Blu, no! Su, no! Ho mangiato la crostata. Paciano. L'odore ha ricordato Asgore qualcosa? Cosa? Involontariamente ho fatto calare l'attacco e la difesa di Asgore ancora. Bene. Sì, però mi sta molestando comunque. Di qua, cos'è sta cosa? Perché l'ultimo lo tiro a fanculo? Blu, arancio, blu. C'hai la mano puttana, sai dove vado? Perché ho fatto ciò?
Sono morto, vero? Sono ancora io. Junk food. Ok. Metà. Cos'è sta cosa? Blu, arancio, blu, arancio, blu, arancio, arancio, arancio. Mi sono mosso! Mi sono mosso! Ok. Blu, arancio, blu, arancio. Blu, arancio, blu, arancio. Ma che cazzo? Ok, i miei attacchi stanno facendo più male adesso però. Non posso morire adesso. Sì, porca troia, però guarda. Ok, blu, 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 arancio. C'era un blu alla fine, ti pare? Sì! Sì! Ah, così è questo come deve essere. Mi ricordo il giorno dopo che mio figlio morì. Tutto l'underground era svuotato dalla sua speranza. Il futuro era stato ancora una volta portato via dagli umani. C'era stato ancora una volta portato via dagli umani. In un attimo di rabbia ho dichiarato guerra. Ho detto che avrei distrutto ogni umano che fosse venuto qui. Avrei usato la loro anima per diventare come un dio e liberarci da questa terribile prigione. Dopo avrei distrutto l'umanità e avrei lasciato i mostri regnare sulla superficie in pace. Presto la speranza delle persone sarebbe ritornata. La mia moglie, no, comunque sarebbe diventò disgustata dalle mie azioni. Mi lasciò questo posto e non la vidi mai più. Veramente non voglio il potere, non voglio far male a nessuno, volevo solo che tutti riavessero la speranza, ma non posso prendere, non posso più sopportare questo. Voglio vedere mia moglie, voglio vedere mio figlio, per favore, giovane, questa guerra è andata avanti abbastanza, hai il potere. Prendi la mia anima e lascia questo posto maledetto. Oh, ho un'opzione! Pietà è distrutto. Allora ragazzi, a questo punto c'è una grande opzione da prendere. Sì, faccio la scelta più ovvia. Pietà. Dopo tutto quello che ho fatto per farti del male, tu staresti qui e soffriresti piuttosto che vivere felicemente sulla superficie? Umano, ti prometto che per tutto il tempo che tu rimarrai qui, la mia moglie ed io ci prenderemo cura di te al meglio che possiamo. Possiamo stare seduti nel soggiorno raccontandoci storie, mangiando la butterscotch pie, la torta alla cannella, tipo. Potremmo essere come una famiglia. Cosa? No! Cosa? No, non l'ho fatto io! No! Non mi dire che quei proiettilini lì sono
No! Lo sapevo, fiore di merda! Tu, idiota! Non hai imparato niente, vero? In questo mondo! È uccidere o essere ucciso! È crashato Undertale! Mi è crashato Undertale! Sapete una cosa, ragazzi? Un saluto, ci vediamo, un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella, ragazzi!